In primavera, estate, una cosa che c'è, una nuova specie umana che ovviamente troviamo dappertutto, è il corritore della domenica. Quella specie di atleta che effettivamente non fa mai nulla durante il giorno, durante la settimana, sta sempre in ufficio, oppure non fa beatamente niente, però gli vengono un po' i sensi di colpa e quindi solitamente la domenica inizia, si mette la sua tutina fresca fresca appena tolta dal cellophane e va a correre. Si ammazza magari di lavoro, arriva tutto sudato o sudata e quindi poi alla fine pensa di aver fatto una grande cosa. Allora, diciamo come stanno un po' le cose. Allora, certo, piuttosto che stare fermi anche la domenica davanti al divano, è meglio fare qualcosa. Però, ahimè, la nostra fisiologia non ci dice che facendo qualcosa una volta alla settimana abbiamo dei grandi benefici. Tant'è che le linee guida internazionali, segnalo quelle dell'American College of Sports Medicine, della CSM, segnalano ormai da tempo, e le linee guida sono cambiate, perché prima veniva consigliata un'attività fisica a bassa intensità per 3 volte alla settimana, adesso se a bassa intensità deve essere almeno 5 volte alla settimana, oppure ad alta intensità vigorosa 3 volte alla settimana, e questo per chiunque che è in grado, anche a livello medico, di poter fare questo tipo di attività. Quindi perché queste linee guida ci raccomandano questo tipo di intensità? Perché una volta non succede nulla, nel senso che il nostro corpo reagisce allo stress cellulare, in questo caso noi stiamo correndo, ci stanchiamo, eccetera, perfetto, bellissimo, il nostro corpo dice ok, cosa facciamo domani? Ah, domani continuiamo a stare in ufficio. Ok, allora non si preoccupa il nostro organismo di cambiare la parte degli adattamenti centrali, tutta la parte cardiorespiratoria o gli adattamenti periferici, tutta la parte muscolare. No, non lo fa, ci prova 1 o 2 giorni, dirà chissà, magari gli riserve questa energia, gliela mettiamo a disposizione. Ma se noi il mercoledì, il giovedì, il venerdì non andiamo più a rifare quell'attività, ovviamente il nostro corpo ritornerà indietro. Quindi rispettiamo le linee guida internazionali, facciamo l'attività tutti i giorni, se possiamo, anche a bassa intensità, che non significa però camminare. Se camminiamo sono almeno 10.000 passi, che sono tra i 5 e i 6 km al giorno di cammino, altrimenti la camminata deve essere fatta ad alta intensità, veloce e anche un po' in salita. Questo tutti i giorni, altrimenti facciamola vigorosa, quindi con azioni di corsa oppure anche scatti oppure regole di HIIT, con visita medica di tipo non agonistico, meglio, anche se non siete iscritti ad una società sportiva, ad una palestra, fatelo da un medico dello sport o comunque seguendo le prescrizioni di legge, e quindi a quel punto fate un'attività più intensa, perché se è più intensa potete anche farlo 3 volte alla settimana, e devo dire le prime volte, le prime 2 o 3 settimane bastano 2 volte alla settimana. Quindi cercate per questa primavera, per quest'estate o comunque per le belle giornate di non essere i soliti corridori della domenica, cerca di essere i corridori della domenica e anche un po' del mercoledì e del venerdì, e così va bene. Altrimenti solo la corsa la domenica, ahimè, mi dispiace, ma non servirà a niente. Ci sentiamo al prossimo, ciao.